Dal Vangelo secondo Marco, Gesù si mise a parlare loro in parabole. Un uomo piantò una vigna, vi pose attorno una siepe, scavò un torchio, costruì una torre, poi la diede in affitto a dei vignaioli e se ne andò lontano. A suo tempo inviò un servo a ritirare da quei vignaioli i frutti della vigna, ma essi, afferratolo, lo bastonarono e lo rimandarono a mani vuote. Inviò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo coprirono di insulti. Ne inviò ancora un altro e questi lo uccisero. E di molti altri che egli ancora mandò, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Aveva ancora uno, il figlio prediletto. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei vignaioli dissero tra di loro: questi è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra. E afferratolo, lo uccisero e lo gettarono fuori dalla vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Non avete forse letto questa scrittura? La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile ai nostri occhi. Allora cercarono di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Io non ho capito, infatti, che aveva detto quella parabola contro di loro. E lasciatolo, se ne andarono. Quante volte accade, fratelli, anche a noi, che di fronte alla parola di verità, che il Signore, attraverso la predicazione della Chiesa, attraverso la parola di un fratello, attraverso la parola di un sacerdote, di un catechista, dei nostri genitori, forse il nostro marito e nostra moglie, digrugniamo i denti, fremiamo d'ira, vorremmo spaccare il mondo, vorremmo uccidere chi ci annuncia la verità, ma poi per paura, per vigliaccheria o per quello che sia, lasciamo il Signore incarnato in quella parola che ci viene predicata e ce ne andiamo. Ce ne andiamo per la nostra vita, esattamente come finisce questo Vangelo, ma con dentro un rancore sordo che trama vendetta. Tramiamo tante volte, fratelli, di uccidere Cristo. Noi che siamo stati scelti, noi che siamo stati eletti, come questa vigna, immagine di Israele, primogeniti in mezzo al mondo, amati infinitamente per una missione, dare frutto, consegnare i frutti, amare. Questa parabola è ricca di segni, ricca di evocazioni bibliche, una parola che per un ebreo subito fa male, perché ripeto, la vigna è Israele, la piantagione che Dio ha curato. Con la Torah, la siepe, tutte le regole, le leggi attraverso le quali Israele doveva essere preservato dal compromettersi con i culti pagani, con l'idolatria, e mantenersi puro nella volontà di Dio, in questa primogenitura che non significa disprezzare gli altri, perché il frutto della legge, della Torah, che si compie nel popolo, è la salvezza di tutte le nazioni. Cioè Israele è stato scelto perché tutte le nazioni potessero camminare alla sua luce. Sicuramente dentro di te, dentro di me, c'è una parte così superba che non vuole dare il frutto, cioè che non vuole amare, che abortisce l'opera di Dio nella propria vita. La superbia è ciò che impedisce a Dio di compiere la sua opera in noi, perché Dio ci lascia liberi, evidentemente. Dio ha fatto tutto, anche questa settimana che inizia oggi, tutto preparato. Dio ci ha colmato del suo amore, ci ha dato il suo Figlio Gesù Cristo, ci ha dato la vita, lo Spirito Santo nella nostra comunità cristiana, in questa vigna nuova, ci ha colmato di tutti i doni possibili e immaginabili, perché in ufficio, a scuola, con le persone che incontreremo, nelle varie situazioni, possiamo dare frutto. Il compimento della nostra vita dipende da questa missione che ci è affidata, di dare i frutti della Torah, cioè i frutti della parola. I frutti di vita eterna che attraverso la parola che ci è stata predicata, attraverso i sacramenti di cui ci nutriamo, Dio ha pensato possano arrivare a tutte le persone che sono accanto a noi, le persone che sono affidate. Ma se tu sei superbo, se tu pensi di essere migliore di Dio, se io penso di potermi appropriare dell'eredità, uccidendo il figlio di Dio dentro di me, vi ricordate i fratelli di Giuseppe, l'invidia di potersi appropriare dell'opera di Dio per saziare se stessi. Se tu vivi così, un rapporto malsano con Dio, che è un rapporto pagano, per cui l'unico mio interesse, l'unico mio obiettivo, l'unico mio orizzonte è passarla bene, saziarmi, essere il mio della mia vita. Questa parte di me è destinata ad essere sterminata. Per questo arriveranno umiliazioni, sofferenze. Anche questa settimana io vi invito a guardare alle sofferenze, alle difficoltà, ai problemi, alla ruvidità di chi c'è accanto, alla malattia, alle frustrazioni, a ciò che vivremo questa settimana come un dono di Dio, che viene a sterminare quella parte di noi che usurpa il posto del figlio di Dio, che si vuole fare erede con le proprie forze, che vuole strappare l'eredità come il figlio prodigo, senza attendere la stessa identica eredità come un dono.
Gesù Cristo è morto, ha dato la sua vita, si è lasciato uccidere e buttare fuori dalla città per starci eredi. Perché l'eredità della figliolanza di Dio, l'eredità dello Spirito Santo, dello Spirito del Figlio di Dio, su di essere tutti noi. E questo è il cuore dell'annuncio cristiano, questo è il frutto. Tu sei il frutto di questa vigna, che è il nuovo Israele, che è la Chiesa. Il frutto della morte e della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. L'eredità sei tu, la sua vita dentro di te. Lui è risorto e è sceso al cielo e ha donato il suo spirito, che è l'eredità, che è la vita divina, che è il discernimento, che è la capacità di dare la propria vita, di amare, di perdonare, di offrirsi, di prendere il peccato dell'altro, di accogliere la moglie così com'è, di accogliere il marito così com'è, di entrare in quella situazione da cui tutti vorrebbero scappare. Ebbene, quest'uomo nuovo è il frutto dello sterminio dell'uomo vecchio. Accogliamo la storia che accompagna e realizza l'opera di Dio. A Babele è stato Dio che ha diviso tutte le lingue. La prima opera dello Spirito Santo è la confusione delle lingue, perché Dio non permette che nessuno costruisca una torre per farsi un nome che usurpi il suo nome, perché solo il suo nome può salvare. Solo Gesù è Dio che salva. Tu non salvi nessuno, il tuo nome non ti salverà, il tuo nome non salverà tua moglie, i tuoi schemi non salveranno tuo figlio. Allora Dio non può permettere che insieme a te si dannino le persone che a te sono state affidate perché siano salvate. No, è impossibile. Allora deve distruggere l'opera del demonio. Questo confonde le lingue, perché attraverso l'umiliazione, cioè sperimentare che il tuo uomo vecchio non riesce a parlare la stessa lingua di tua moglie, la stessa lingua di tuo figlio, quante volte, papà non mi capisci, mamma non mi capisci. Perché non mi capisci più quando parli con tuo marito, quando parli con tua moglie e ti rendi conto che parlate una lingua diversa? Non parliamo poi con le persone che non sono così intime, i colleghi di lavoro, eccetera. Tutto questo è un'opera dello Spirito Santo che stermina l'uomo vecchio, l'uomo della carne che si corrompe per far posto all'uomo nuovo, all'uomo che riceve lo Spirito Santo, che parla lingue nuove, le lingue di chi è accanto a te, cioè che parla la lingua dell'amore, che sa offrirsi, che capisce e sa come rispondere ai bisogni veri, profondi di chi è accanto a te. Ma questa è un'opera dello Spirito Santo. Questa è l'opera della pietra scartata dai costruttori della propria vita, dai costruttori della Torre di Babele, che sei tu e che sono io. Quella pietra scartata, che è Cristo, quella pietra che tu hai ucciso, molte volte in tuo fratello, molte volte in chi è accanto a te, e che Dio risuscita. Cioè, quello che tu vedi che non ti sta bene, che non accetti in chi ti è accanto, è immagine di Cristo. Crocifisso per la sua debolezza, cioè per la debolezza di chi ti è accanto da lui assunta, e risuscitato per la potenza di Dio. È Cristo che viene a te. Tu lo stai scartando perché è quello che ti umilia, perché è quello che ti mostra chi sei tu. Il difetto di tua moglie, o forse non lo è, forse è solamente un atteggiamento che a te non sconfinfera, che tu non sopporti. Quella mancanza di pazienza di tua moglie nei confronti di un tuo atteggiamento, di un tuo modo di essere. Cioè quello che nell'altro ti umilia, ti limita, quello che nell'altro ti mostra che sei una creatura, che sei un vignaiolo e non sei il padrone della vigna. Tutto quello che tu scarti dell'altro, tutto quello che tu butti fuori dalla tua vita dell'altro, tutto quello che tu uccidi, è la pietra angolare della tua salvezza. È la pietra angolare su cui Dio va a fondare la vita nuova. Perché lì si nasconde Cristo. Lì, lì, lì dove tu stai rifiutando, si nasconde Cristo. Lì, in ciò che di tuo figlio tu stai rifiutando, e che apparentemente è orribile, perché la croce è orribile, perché Cristo è morto come un eretico, Cristo è morto come un peccatore, come un messia difettoso, un messia bestemmiatore, fuori dalla città. Bene, per prenderti l'eredità e per saziarti, per costruire un nome a te stesso, tu distruggi l'altro. Tu vuoi cancellare ciò che dell'altro ti impedisce di essere Dio. Bene, lì dentro c'è Cristo. E che cosa fa Dio? Qual è l'opera che va a fare in questa settimana? Va a distruggere, a annientare, a sterminare l'uomo vecchio che uccide i profeti, che ti dice la verità. L'uomo vecchio che è iroso, stolto, a cui non si può dire nulla. E viene a mettere a fondamento della tua vita proprio quello che dell'altro tu stai rifiutando. Cioè, compie un amore soprannaturale. Ti dà lo Spirito Santo e scioglie la tua lingua per parlare la lingua di chi ti è accanto e riconoscere nell'atteggiamento che tu non sopporti di tua moglie, di tuo marito, l'opera maestra di Dio, la pietra angolare che umiliandoti fa posto a Cristo nella tua vita, che umiliando l'orgoglio, la tua superbia, mostrandoti che tu non sei Dio, fa posto a Dio nella tua vita.
Allora, vedete che il successo di un matrimonio, di un'amicizia, di una qualsiasi relazione, è fondata sulla pietra che il mondo scarta, cioè su ciò che tutti noi scartiamo gli uni degli altri. Per questo ci divorziamo, litighiamo, mormoriamo, per questo ci giudichiamo, per questo ci uccidiamo. Ma nella nuova vigna, nel nuovo Israele a cui è consegnata l'eredità, questa vigna è stata consegnata a un popolo nuovo, ai cristiani, ai figli di Dio, a chi riceve l'eredità per grazia. A chi è chiamato alla Chiesa, tu e Dio, per compiere una missione. Tra di voi non sia così, dice il Signore. Cioè tra di voi ci sia un nuovo modo di essere. Quello che mette a pietra angolare la debolezza. Ciò che umilia, ciò che scalza dai troni. Magnificat, no? Questo cortocircuito divino compie nell'amore la tua vita. Amare l'altro laddove è impossibile amarlo. Accogliere l'altro laddove è impossibile. Laddove è impossibile perché ti ferisce quella parte di te orgogliosa e superba. Questa è l'opera meravigliosa ai nostri occhi, l'opera della risurrezione, la domenica che si estende e si spalma su tutta la settimana, la vittoria di Cristo sulla morte, la vittoria di Cristo sull'orgoglio, che prende i piccoli, gli umili, cioè la parte umiliata, la parte piccola, la parte debole, la parte fragile di te, e lì depone la pietra angolare, Cristo, il suo amore, la sua forza. Quando sono debole è allora che sono forte, quando vedo che non posso, che non sono capace, quando vedo che sono pieno di limiti, cioè quando la storia me lo sta dicendo, quando mia moglie me lo sta dicendo, quando mio marito me lo sta dicendo, è allora che sono forte, perché allora che opera Cristo in te. Allora sì che il mio matrimonio è indissolubile, allora sì che posso entrare in ogni situazione, anche in quella malattia, anche in quel fallimento, sapendo che tutto concorre al bene, cioè tutto concorre alla distruzione del mio uomo vecchio, perché appaia in questa generazione l'amore di Gesù Cristo, pietra angolare, più forte della morte, perché chi è accanto a noi possa salvarsi, perché si possa compiere in noi la missione dei primogeniti riscattati dalla morte, perché questa settimana sia una missione compiuta in Cristo, perché tutti quelli che vedono te, vedono me, il frutto della vigna, questo vino nuovo, i nostri nuovi. Il sangue di Cristo unito al tuo sangue offerto per tutti.